www.amicisicurauto.it, bentornati qui sul nostro canale in uno dei tanti video che realizzo per voi. Io sono Simona e come sempre sono qui per parlare con voi, con parole molto semplici, di argomenti che vi renderanno degli automobilisti più informati e più sicuri. Ma prima di iniziare mi raccomando di iscrivervi al canale e attivare la campanella se volete essere avvisati da YouTube tutte le volte che usciremo con un nuovo video. In questo video vi parlo di cosa succede al passaggio col semaforo rosso. Multa, punti decurtati e sanzioni accessorie ai trasgressori. Per l'articolo 41 al comma 11 del codice della strada, durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono superare la striscia di arresto. In mancanza di tale striscia, i veicoli non devono impegnare l'area di intersezione, quindi l'area dell'incrocio, né l'attraversamento pedonale, né oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni. L'accertamento di un'infrazione al semaforo può essere immediato, qualora fossero presenti lì sul posto degli agenti addetti al controllo del traffico, oppure indifferita, quando è demandato a apparecchiature elettroniche omologate. In base al comma 1 ter dell'articolo 201 del codice della strada, nel caso di attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa, non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento sia avvenuto mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati, ovvero approvati, per il funzionamento in modo completamente automatico. Ecco l'ammontare della multa per semaforo rosso e le altre sanzioni. Il conducente del veicolo è soggetto a una multa da 167 a 665 euro, articolo 146,3 del codice della strada, più la decurtazione di ben 6 punti patente. In caso di recidiva nel biennio successivo alla prima infrazione, si applica anche la sospensione della patente da 1 a 3 mesi. L'importo della multa aumenta di un terzo se l'infrazione risulta commessa di notte, ovvero dopo le ore 22 e prima delle ore 7, e viene accertata da un agente di polizia. Articolo 195,2 bis del codice della strada. Viceversa, l'importo può ridursi del 30% se si provvede al pagamento della multa entro il quinto giorno successivo alla contestazione o alla notifica della violazione. Articolo 202,1 del codice della strada. Tale riduzione non si applica alle violazioni per cui è prevista la sospensione della patente. La decurtazione dei punti per i conducenti neopatentati è raddoppiata, quindi nel caso di passaggio con il semaforo rosso sono 12 punti invece di 6. Esistono alcune circostanze in cui l'automobilista può fare ricorso al prefetto o al giudice di pace. I casi ammessi sono generalmente 4, vediamoli. Malfunzionamento del fotored. Vizi formali nel verbale, basta che sia assente uno solo degli elementi che devono essere obbligatoriamente presenti, come ad esempio il numero di targa, limitata durata della luce gialla, quindi troppo breve, anche se non c'è un tempo prefissato, ma si ritiene che debba essere di almeno 3 secondi. E infine stato di necessità o di legittima difesa, ossia quando l'attraversamento dell'incrocio con il semaforo rosso è dovuto a uno stato di necessità, come il trasporto di una persona in fin di vita all'ospedale o per sfuggire ad un grave pericolo. Per ulteriori specifiche o approfondimenti su questo argomento, come sempre io vi rimando al link all'articolo che vi lascio nella box informativa sotto al video, e se volete farci delle domande ce le potete lasciare nei commenti sotto al video. Amici di sicurauto.it, arrivederci e al prossimo video!